Buondì ragazzi, sempre da qui, dalla Germania. Inizia il terzo giorno di ritiro della Juventus. Che giorno è oggi? Oggi è lunedì. Today Bravo. is Monday. Ah, vedi che l'inglese lo sai, bravo. Minchia banale. Come va? Voce Muy bien, muy bien. Tu? fuori campo, ragazzi. Bene, dai, bene. Indovinate di chi? Indovinate di chi è, effettivamente. Allora ragazzi, questo video per ricapitolare un po' tutto ciò che è successo ieri e per capire un po' cosa succederà nella giornata di oggi. Ogni giornata di questo ritiro sarà molto intensa e particolare, ci sarà una doppia seduta, quindi allenamento la mattina e allenamento nel pomeriggio, più attività varie, social, eccetera. Abbiamo visto la Juventus molto attiva anche sul piano social. Entriamo nel merito della questione, vi racconto un po' qualcosa di ieri. Prima di iniziare, ovviamente, vi invito a iscrivervi al canale se avvicina al traguardo dei 100.000 Quello di Romeo Agresti, grazie. e anche quello di Romeo Agresti, che è la voce fuori campo. Vi invito inoltre a mettere il like perché date subito una spinta al video, che va tra i consigliati, eccetera, e commentate, mi raccomando. Fine video, il vostro commento, la vostra opinione, state seguendo questo ritiro. Se state vedendo i video, i contenuti che sta facendo la Juventus, quali sono le vostre percezioni da casa? Io c'ho da dire una cosa: non ho visto la Juventus allenare, sì, tu neanche, Nemmeno. però tu hai visto le strutture, io le ho viste dall'esterno. Sì, Come sono le strutture Adidas? no, è pazzesco, un centro davvero fuori dal mondo. E davvero abbiamo avuto la possibilità noi giornalisti di vedere non tutta la struttura perché è imponente, non so se basterà tutta la settimana, però buona parte O tra... quella sfruttata maggiormente dalla Juve in questo momento, forse. Ma sai, poi la Juve c'ha la sua ala che è blindatissima. Lontana dalla gente che può Sì, con accedervi. una grande cordone di sicurezza, come è normale, ovvio che sia in queste situazioni, però il headquarter stupendo, dal campo Ragazzi, da piscina, campi da basket, padel, campi da tutto, basket, tutto, tutto. calcetto, una roba veramente, cioè, paradisiaca, mi verrebbe dire, un paradiso Per chi ama lo per poi chi sport, ci lavora, che mi raccontavano che ci lavorano più di 5.000 persone. 5.600 persone, dipendenti. 5.600 persone, ragazzi. Un piccolo paesino che sta là a lavorare per Adidas. E vi dico anche un'altra cosa: lì davanti c'è anche Puma, che insomma sapete un po' la storia. Se non la sapete, ve la racconterò poi in un reel. Avevano uno Cioè, short, vai. erano entrambi fratelli. Hanno litigato: uno ha fatto il Sì. brand Madonna. Adidas e l'altro Puma, e sono entrambi della città di Herzogenaurach. Questa è storia, eh. E quindi addirittura sembra un po' il film di Slave Impatto Criminale, una sede sta davanti all'altra che si guarda quasi. Tra l'altro, in questa città di là, ovviamente non c'è nient'altro, Si lavora eh. attorno a Cioè, queste mi due ricorda cose. molto Leverkusen con la Bayer. Sì, però è carina, dai. C'è un po' di Ma non è che movimento. Leverkusen non è bella? No. Bravo. Colonia che è accanto a Leverkusen, credo che meriti un po' di più. C'è la E qua cattedrale così più come alta d'Europa. Norimberga, pare che sia molto carina. Speriamo Norimberga è di andare a carina. vedere i prossimi. Sicuramente venerdì per l'amichevole Per forza. Io vi dico una cosa, ragazzi, io mercoledì sarà l'allenamento, per cui vi mostrerò nei miei vlog quotidiani tutto ciò che vedrò. Il passaggio all'interno dell'area per l'allenamento, l'allenamento che poi non sarà tattico perché Thiago Motta è un vecchio volpone e cioè, allontana tutti gli sguardi extra Juve dal suo lavoro. Io, ragazzi, l'unica roba che ho sentito è tocchi di palla, urla e fischiettate. Fine. A fine allenamento poi sono usciti, avete visto nel vlog, tutti i giocatori con grandissima disponibilità, sono prestati tutti a foto, autografi, due chiacchiere, e la cosa mi ha fatto estremamente piacere per gente che magari non ha la possibilità di venire a Torino una volta l'anno. Magari c'è gente che è venuta 3-4 anni fa, per cui no, ha riallacciato un po' i rapporti con la Juventus e questa è stata veramente un'ottima scusa. Però, d'altro canto, al di là di tutte le emozioni, di tutto il contorno che c'è su questo ritiro, si lavora in maniera intensa, due sessioni giornaliere, belle pesanti, belle intense. Io ho visto Locatelli sfasciato quasi dalla Fa fatica, caldo, Gatti, oggi uguale, c'era caldo, c'è faceva afa. anche Esatto, caldo, quando hanno smesso di allenarsi fa iniziato il freschetto, poverini. hanno finito di allenarsi, è venuta una pioggerellina che ha rinfrescato. Però adesso c'è anche da concentrarsi lato mercato, perché inevitabilmente abbiamo parlato di De Sciglio che è in uscita, Huijsen che è in uscita, che non si è neanche presentato un po' al ritiro perché non è stato chiamato dalla Juventus, è stato escluso. Chiedeti se hai fatto su Huijsen. Ma
Ma è chiaro che la sensazione è che sei un giocatore che andrà via, ed è una sensazione suffragata dai fatti, però voglio cercare di capire bene, dobbiamo capire bene la squadra, perché ne sono state accostate 50 all'olandese naturalizzato spagnolo, quindi onestamente, però dai, mi sembra di capire che per lui e anche lo stesso Soler si stia delineando un quadro abbastanza nitido. Sulle che è Purtroppo, ti aggiungo io presente, purtroppo, dal mio punto di vista. ti chiedo Rome, al di là di tutto ho visto anche che nella live del Bianconera non abbia risposto a una domanda che era molto ricorrente, ma credo che ad oggi sia difficile dare una risposta sulla base di chi è presente all'interno della rosa nel ritiro. Gli 11 titolari della partita con Norimberga, impossibile, impossibile. Come fai? Impossibile capire il Tira modulo, impossibile capire su cosa sta lavorando, col impossibile. bussolotto, fai prima. Esatto, se facciamo ragazzi estrazione 10 volte, capace che magari un turno di estrazione magari la becchiamo pure, ma è Chiaro che complicato. ci saranno due o tre cose che vogliamo capire bene, tra Di Gregorio, Thuram, Azic. Il resto, secondo me, saranno esperimenti puri, certe cose che magari neanche pensiamo, ma che saranno fondamentali per Thiago Motta in vista ormai di quello che accadrà tra un mese, perché è meno di un mese, se non sbaglio, più o meno. Un argomento Di che cosa? chiave su cui la Juventus sta battendo, social. Perché la Juve poi manda i messaggi, secondo me, subliminali, no? Sì. Su certi elementi della rosa. Indovina di chi sto parlando? Miretti. Miretti lo stanno pompando, rinnovo, il Cioè, gol. fa modo esagerato, però Il lo gol in stanno mettendo in allenamento, il numero in vetrina. Di allenamento alta fattura. di pregevole fattura, le parole di Thiago Motta in sede di presentazione, mi sembra. Sulle responsabilità, lo stanno responsabilizzando. Ma questo ragazzo, io te l'avevo detto qualche settimana fa che il vento mi pare che stesse cambiando, mi pareva, mi pare tuttora che stia cambiando. Perché poi Miretti ha delle caratteristiche che secondo me a Tiago possono piacere, ragiona in verticale, si butta negli spazi, Potrebbe quindi essere potrebbe giocare un'alternativa nel precampionato, Lello. Al COP, secondo te, come tipologia di Sì, pompiti via? mi sembra prendere coppa, Sì, un'alternativa all'eventuale, no, no, infatti. no, cioè, certo. L'obiettivo, sai, finché non porta a casa i giocatori. L'uetto di Bo, dai, Lellone, si lavora, si lavora, si lavora. Ragazzi, praticamente è tutto ciò che accade attorno. Ogni notizia che c'è di mercato sulle cessioni è tutto in ottica di prendere quei due. Fine della discussione. Il mercato è Sì, questo. perché poi Todibo è il centrale della testa della Juve, Kop è il tuttocampista della testa della Juve. E poi ragazzi, è inutile, io capisco anche che qualcuno mi dica, ha ragione, ma i giovani prima era un progetto, li stiamo sacrificando, ragazzi, ahimè, credo, ne abbiamo parlato anche prima, io credo che il nocciolo della questione, dove il cortocircuito vero c'è stato su Barrenechea Quella McKennie. Perché se lì. tu vendi McKennie e vuoi monetizzarti Barrenechea, hai uno slot per farti quell'entrata, quell'ingresso o di Todibo di Kop con quei Certo. soldi. E invece McKennie ce l'hai ancora lì. Esatto. Barrenechea avresti potuto fare tante cose. Venderlo a una cifra superiore, inserirlo in qualche scambio magari un po' più prioritario, cioè Cosa? non più prioritario perché più Douglas, però differente, no? Un'altra idea che avevi. Banalmente te lo potevi valutare, magari anche tenere. Invece. Domanda bruciapelo invece per te, che sei uno che il mercato lo fiuta. Percezione, non notizia, quindi attenzione, percezione. Sancho in discesa? Sancho non è mai stato vicinissimo, però non lo toglierei ancora, perché Lo tieni là. può succedere davvero di tutto nella seconda fase del mercato. È vero che lo United in questo momento sembra che lo voglia rilanciare, lui si E non si allena. capisce quanto sia vera l'intenzione o quanto sia invece mascherata lo Ma valorizzo per ragazzi, venderlo bene. tutti hanno i loro problemi, i loro esuberi, lo United in maniera furba. Poi oh, magari scatta la seconda luna di miele e rimane a Manchester. Però, Come Pirlo con Allegri quando è arrivata la Juve. bravo, prima di Grazie. depennare totalmente, stare cauto. Sebbene il mercato degli esseri offensivi mi sembra che sia ancora, cioè, quantomeno agli occhi nostri, un po'. Oh, c'è anche tanta abbondanza secondo me su quei ruoli, eh. Di quel livello no, però un po' esotici, un po' di... Sì, sono tanti nomi. Altra cosa, ho visto oggi non c'entra un cavolo la Juve, è proprio per... C'è chi ha più problemi di noi sugli esuberi. Ti faccio un nome di una squadra, Vai. vediamo se la azzecchi, ed Italiana? no, inglese. Non lo so. Il Chelsea. Ah, beh, ma c'è sì. 41 in rosa. 41 giocatori in rosa.
Se uno ha necessità nei ruoli chiave dove c'è un po' di abbondanza di talento, li pesca bene. Non è il caso nostro, ahimè, però era giusto per dire che comunque sono tanti i problemi anche delle altre squadre, per cui bisogna avere un attimino di pazienza. Vedete, il Chelsea ha ancora 41 giocatori in rosa che deve smistare, deve tagliare. Signori, questo è tutto, mo si va a dormire, si è fatta una certa, e domani di nuovo sveglia presto, si va a prendere un po' di sole lì in Sì, ma zona. si mette la crema. Io non parto senza crema, mai. La crema la testuggine, altrimenti divento un semaforo e inchiodano le macchine quando mi beccano. Ciao belli. Ciao.